Buongiorno, buongiorno. Oggi bene ma non benissimo. Perché? Perché ho sbagliato. Ho sbagliato nel senso che mi ero scordato di lasciare le chiavi a Eleonora, che è la ragazza che si occupa del mio cane, di Chicca, e un po' di tutta la casa, quindi sono dovuto tornare indietro. Quindi ho fatto un ritardino di 40 minuti tra una cosa e l'altra, perché ero distante già una ventina di minuti. Speriamo che questo non influenzi la mia forza mentale per arrivare a Scalea, dove voglio arrivare stasera, quindi in Calabria. Sono sempre 6 ore, speriamo bene, o al massimo m'appennico e arriverò la sera per il tramonto sul mare. Vediamo come va. Ciao. Guarda che bel tempo di merda, sono partito da Roma che era buono, qua è tremendo. All right, finalmente un po' di sole, siamo quasi a Battipaglia, Ragazzi, eccomi qua, stiamo entrando in Calabria, sto andando verso Praia Mare, c'è uno spettacolo di panorama, io non so se riuscite a vederlo, è veramente uno spettacolo, sole, sole, sole. Ragazzi cari, eccomi qua, sono arrivato finalmente a Scalea, in questo posto meraviglioso. C'è anche un piccolo cane un po' arrabbiato da quella parte, due persone solamente con un piccolo ombrellone e questa meraviglia di posto. Vi faccio vedere il mare com'è. E il mare, ragazzi, è una piscina di tale bellezza. Wow! Ci godiamo il panorama stasera, eh? Un bel tramontino ci aspetta. Love struck Romeo, sing a street, a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find a convenient street, step Sarah the Sheikh, say something like, you and me, babe, how about it? Juliet say, hey Romeo, your name became a heart attack. Is that in the window, she sings, my boyfriend's back. Should've come around here singing like people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded in my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Buongiorno ragazzuoli, eccoci qua con la pagodina, il mare, e siamo a Scalea, te lo faccio vedere bene il mare, eccolo qua, con la barchetta. Allora, questa mattina si va innanzitutto a fare un bel giro per Scalea, ce la vediamo bene bene, con una guida, addirittura una guida special. Poi vengo qui a mangiare, no, non è vero, poi vado all'Arco Magno, dove ho portato tutto il materiale per registrare un video, un bel bucio del culo, poi vi faccio vedere. Poi in un paesino special e forse il Cristo di Maratea, ma non vi garantisco niente. A tra poco, buona seconda giornata. Ecco il camperuzzo, sempre special, ve lo faccio vedere. Allora, devo andare verso Scalea, sono 2 chilometri circa, con 2 valigie più l'ukulele. Lì dentro ho 2 stativi per il video e il mutino, le pinne, la maschera. Qui ho tutta la roba del drone e delle telecamere,
sacco, portafogli, giacchetto e altre cose. Ukulele, ce la farò a portare tutto come uno zingarello? Vediamo un po' come va. Allora, Torre Talao è il simbolo di Scalea, costruita nel 1578 ed era una fortezza militare vicereale. Innanzitutto lo scenario era totalmente diverso, era un'isola quando fu costruita, il mare arrivava proprio ai piedi del borgo millenario. Questa grotta è di origine vulcanica, marina naturale, il mare l'ha scavata. Gli studiosi dicono può avere 30.000 anni. Qua c'è un cunico di 3 metri profondo stretto, prima degli scavi scendeva giù e collegava nell'altra grotta dove c'era la sorgente. Ah, ok, certo. Le due grotte erano comunicanti. Ora c'è anche una leggenda che i nostri anziani raccontano. Quando c'erano queste battaglie con i turchi 400 anni fa, si dice che il principe Spinelli, che era capo di Scalea, ordinò di costruire questo cunicolo segreto per scappare nella via di fuga segreta e portava al castello normanno. Arrivava fino a su? So. Allora, come vedi, questa torre ha questa forma rongo-piramidale. Innanzitutto era una questione di resistenza, di fortezza, questa forma, certo, piramidale. Certo. Ma anche c'è una leggenda su questa forma. Si narra che in questa isola fu sepolto Dracone. Sto parlando del IV secolo avanti Cristo. Dracone chi era? Dracone era il re di Atene. Fece le prime leggi ateniesi, le cosiddette leggi draconiane, severissime. E quindi compagno di Ulisse. Si dice che fu sepolto in questo isolotto. Ah, okay. Quindi il suo mausoleo, simbolo della massoneria. Vedete l'occhio e la piramide, il triangolo, sono simboli massonici che non a caso il filosofo Armentano scelse come sito. Quindi Torre Talao è anche una torre mistica. Allora ragazzi, siamo a Orso Marzo, guarda che meraviglia, ma se mi giro di qua, guardate qua in mezzo che c'è la Madonna di Lourdes. La Madonna di Lourdes? Sì. Wow. Vai. C'è la casa dei peperoni, dei peperoncini che li mettono a essiccare al sole e poi per mangiarli si cucinano, si mettono con un po' d'olio in una padella e sono una squisitezza. Dove sono? Dove sono? Questa non è una spiaggia normale, vi spiego perché, a parte che lì giù è bellissimo. In realtà questa non è una spiaggia normale perché, come vedete da quella parte, c'è una scalinata che porta fino a su e io devo arrivare lassù perché dall'altra parte di questo monte si nasconde una surprise e la surprise la dovete andare a vedere adesso su Google, è l'Arco Magno che vedrete tra poco. Ciao. Quando si dice una grande Arco Magno, un grande indizio. Allora ragazzi, bellissima questa entrata, vi faccio vedere che è vietato l'accesso, ma io e questi ragazzi ce ne freghiamo e andiamo. Ragazzi, mi sentite col fiatone perché ho cercato di non farmi vedere dalla polizia, che non si potrebbe entrare. Bellissimo, guarda l'Arco Magno, spettacolo. La cosa che mi dà fastidio è che non c'è scritto su nessun sito che è vietato di entrare e tu magari arrivi da Roma per vedere questo spettacolo e in realtà non te lo puoi godere, quindi io spero che non venga la polizia, se viene la polizia anche sti cazzi, cioè fanno la multa e sinceramente non me ne frega proprio un cazzo. Eccoci qua, siamo nella prima gola dell'Arco Magno, l'Arco Magno sta dall'altra parte con l'arco in mezzo, però qui c'è il sole, io penso che sia il caso di farci un bagnetto, vista anche la bellezza dell'acqua, no? Che dici?
Ragazzi, allora mi sono fatto già il bagno, uno spettacolo. Se non arriva la polizia è uno spettacolo. Il fondale è leggermente torbido, ma ve lo faccio vedere anche con la GoPro, ok? Non so se con la GoPro si è visto, ma l'acqua sembra torbida, ma in realtà non è torbida, sono le correnti, ci sono, si vede, c'è una sorgente, secondo me, di acqua fredda che viene da questa parte, da queste rocce di qua, e si scontra con l'acqua calda che in realtà entra da là. Quindi c'è questo incontro tra freddo e caldo che è pazzesco. Quindi in acqua vedi un po' distorto, no? Sapete, non so se vi è mai capitato, se lo sapete, quando c'è, diciamo, quella sensazione che non vedi bene sotto, in realtà sono due correnti che si uniscono. Quindi pazzesco, c'è un caldo della Madonna, quindi nulla da dire, il sole splende a bomba sulle rocce e mi sta arrivando proprio addosso, quindi cosa posso volere di più? Resto un po' qua, poi vado di là e facciamo il video, perché l'ukulele sta là pronto, eh? Eccolo là. Allora, cerchiamo di farci un bagno anche senza mutino? Vediamo come va? Da solo! Meraviglioso, che non rompe il cazzo, non dovrebbe arrivare la polizia, perché qua, come vi ho detto, oggi non ci si poteva venire, ma me ne sono sbattuto al cazzo. Se mi fermano mi fanno una bella multa, ma that's life, chi te se incula. Allora ragazzuoli, facciamo un'ultima cosa da questa parte dell'Arco Magno, giriamo quella punta, entriamo in acqua senza mutino, giriamo quella punta, vi faccio vedere che c'è e poi andiamo dall'altra parte. Ragazzuoli, guardate che spettacolo, siamo all'Arco Magno, che spettacolo. Peccato che qui il sole non batte, vedi? Non batte, non arriva, però è uno spettacolo. Mo, a parte i scherzi, ragazzi, è veramente uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Veramente affascinante. Veramente, veramente affascinante. Guarda laggiù, c'è un'isoletta laggiù, vedi? Uscendola, vedi? Veramente pazzesco. Guarda poi il colore. La piscina, ragazzi, la piscina. Sì. È pronto il set del mio prossimo video, ragazzi. All right. Ukulele da quella parte, eccolo qua. Poi abbiamo lo zoom qui per registrare l'audio. È un panorama, insomma, ci sta, no? Allora ragazzi, ho finito adesso di registrare il video, mi sono messo su quel sasso là, spero sia venuta una cosa carina. Pensate che d'estate in questo posto, all'Arco Magno si chiama, guarda che bello anche di qua, non te l'avevo fatto vedere, bellissimo, in acqua, vabbè, incredibile, acqua incredibile, non ci si crede, contate che è sera, ok? Perfetto. Mi diceva Alessio che qui addirittura d'estate ti fanno pagare, e puoi stare 20 minuti, non di più, perché c'è troppa gente che vuole venire.
assurdo. No, non è assurdo, cioè il fatto che la gente voglia venire è una cosa meravigliosa, ma il fatto che si debba pagare, questo è fuori di testa. Cioè, perché comunque, cioè, questo spettacolo, voglio dire, non è, cioè, del comune di tutti, invece ci sta questa piccola mafietta sempre alla quale tutti un po' sottostiamo, no? Del parcheggiatore che gli dai 2 euro perché se no ti riga la macchina, sai ste stronzate? Ah, vaffanculo, va. Posto bellissimo, però da visitare assolutamente, secondo me, fuori stagione. Che poi vedi, guarda, più sali in alto, più in realtà è bello. Guarda che spettacolo, sto andando sulla camminata, no? Che porta poi fuori. Non c'è assolutamente nessuno. Però è meraviglioso dall'alto, a parte il mio affanno. Però, tiè, guarda che cartolina così, insomma, no? Fa male, no? Vedi, per uscire poi, insomma, no? Ci sono un po' dei gradini un po' ostici da fare. Poi io che ho 2 valigie, ho 2 borse dietro, l'ukulele. La zona dove oggi mi avete visto fare il bagno è lì, che come vedi ci sono 2 persone, c'è il sole, vedi? Eccole là, 2 persone, 2 ragazzi. Ok? E da quest'altra parte c'è la zona vera dell'Arco Magno. Però il sole è qui, guarda che bella questa scalinata. Però il sole qui non arriva, perché deve essere più alto, quindi agosto, tutta la giornata, io sono venuto praticamente di mattina e non c'era già. Quindi credo che qui d'estate assolutamente, infatti io non sono riuscito a farmi il bagno, perché, ma non tanto perché faceva freddo, ma quanto perché dovevo fare il video. Però da questa parte è dove prima vi ho fatto vedere che sono andato laggiù, ok? Bellissimo. Allora ragazzi, ed è con questa inquadratura di questo cancello che dà la possibilità di arrivare all'Arco Magno, qui sotto è l'altra spiaggia, quindi l'Arco Magno sta dall'altra parte, io vi saluto, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani, spero che vi sia piaciuto questo secondo giorno di escursione. Domani vediamo un pochettino se magari fare l'isola di Dino domani mattina, se trovo qualcuno che mi ci può accompagnare, perché vi spiego. Vabbè, ve lo spiego domani, oppure ce ne andiamo direttamente verso Tropea e Capo Vaticano. Ciao! Anzi, chiudiamo con un bel vaffanculo, ha vietato l'accesso all'Arco Magno, prendetevela in del culo, ciao! Allora ragazzi, la prossima canzone è una canzone importantissima per me, che parla dell'allontanamento di una persona dal delirio sociale che vede. E io durante i matrimoni ne vedo a volte, quindi ecco perché mi vengo a rifugiare quando non lavoro in posti così. Sono all'Arco Magno, sono in Calabria, in un posto meraviglioso, non ve lo devo dire, ma non per l'acqua che è meravigliosa, ma proprio per il contesto. Non c'è niente intorno e soprattutto nessuno, ed è per questo che è il caso di cantare questa canzone, che è una canzone che fa parte, la colonna sonora, di uno dei miei film preferiti, forse il mio film preferito, che è Into the Wild. La colonna sonora è stata scritta da Eddie Vedder e questa canzone si intitola Society. Aspettiamo un'onda buona e poi partiamo. It's a mystery to me, we ever agreed with which we ever agreed. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely, lonely without me. E vi lascio a questo silenzio.
Ma buongiorno, colazione quasi pronta. Ho caricato la batteria del monopattino, ieri era quasi scarico. Pronto anche biscotti, cereali e dai. Allora, eccomi qua ragazzi con il lattuccio come i bambini. Ho lasciato la seconda mano con l'altro telo che uso io e la remutino ad asciugare fuori. C'è una umidità della Madonna, ha fatto una cazzata. Vabbè, sarà tutto bagnato, lo vediamo. Possiamo andare, vi dicevo, verso Tropea, quindi verso Zambrone, la spiaggia dei Sub, che è meraviglioso. Però c'ho un po' paura perché lì è un po' solitario il posto, il camper non è il massimo farlo stare là proprio. Non so cosa fare, arriverò a Pizzo e lì deciderò. Chiamo anche il mio amico Enrico, magari a Scilla gli chiedo com'è la situazione con i vigili, perché a Scilla non c'è un'area camper, quindi devo fare per forza la libera. Devo essere sicuro che non mi rompono i coglioni. La telecamera posteriore non si vede niente, c'è sta tutta umidità, i due asciugamani sono davanti, la GoPro è davanti per il timelapse. Ci siamo, partiamo. Siamo pronti? Dai, devo solo scaricare le grigie e le nere e poi partiamo verso Pizzo Calabro. Dai, vai col timelapse, via! Ragazzi, mi sono fermato qua, stavo andando verso Tropea, ma sono vicino allo scoglio della Regina, sono a Guardia Piemontese e devo andare a vedere assolutamente lo scoglio della Regina con questo meraviglioso tempo. Andiamo! Oh, ma che meraviglia! Devo passare qui in mezzo, ragazzi, spettacolissimo! Eccolo qui, lo scoglio della Regina, eccolo qua, qua davanti, guarda che bello! Che dici, ce lo andiamo a fare un bagnetto? È prestino! Però, ma anche chi se ne frega, siete d'accordo? Ragazzi, cosa dirvi? Immersione alle 10 di mattina qui allo scoglio della Regina. Devo dire che l'acqua sta cambiando. Qui è veramente pieno di pesci, è bellissimo. Poi arrivi lì che si tocca, praticamente lì ancora si tocca. È veramente figo questo posto, è veramente un posto veramente un po' sfigato. Se guardate intorno ci stanno le case, c'è sta la ferrovia dietro, insomma niente di che, ma è veramente bello qua ragazzi, top top top. E adesso ci vestiamo, anzi vi faccio vedere cosa c'è sotto, venite con me. Bene, si scoppia di caldo, 11:24, si va verso Tropea, spero di arrivare per le 2, fa un caldo della Madonna, fa un caldo della Madonna in camper. Allora, vai col timelapse, via! Ragazzuoli, I got it, ce l'ho fatta, non sono arrivato ancora a Tropea perché Tropea è praticamente lì giù. Mi sono fermato qui in questa spiaggia special, come piace a me praticamente, col camper che tu esci e c'hai il mare, che è una cosa che io sapete che adoro. Basta poco ragazzuoli per me, un'insalatina, grissini, Coca-Cola, Eurospin, 2,50 euro e tanta serenità. Bene fratellini, allora sono arrivato qui a Tropea, come vedete ho messo il camperuzzo in postazione super special,
voglio dire, no? Quale postazione migliore c'è? Guarda il mare, guarda che meraviglia. Guarda la rocca. Wow, bellissimo. Il mare è super bello. Andrò a farmi subito un bagno. Prendo la roba dentro il cane e vado. Ragazzuoli, allora mi sono fatto un altro bagno qui a Tropea, ecco la rocca. Però non c'ho voglia di fare le riprese, mi sono rotti i coglioni per oggi. Ci vediamo domani, ciao. Allora, buongiorno ragazzuoli, ho fatto colazione adesso. Finisco il mio latte con cereali, ne mancano poco, vaffanculo. Allora, cosa succede oggi, dopo pulisco? Succede che dovrebbero portarmi un motorino verso le 9, 9 e mezzo, però gli devo chiedere di portarmelo col bauletto, perché avendo tanta tanta roba io ho bisogno del bauletto, se no non riesco a portarmi tutto quello che voglio portare lì. Ah, vorrei andare stamattina a Capo Vaticano, non vorrei andare alla spiaggia di Sub, vorrei spostarmi immediatamente a Capo Vaticano. Mi manca quel posto perché sono venuto qua 2 anni fa e non c'era bel tempo, non c'era bel tempo e sinceramente mi rode. Vediamo come va, vi faccio vedere il motorino quando arrivo, ok? Andiamo a farci una passeggiata, qui siamo nell'area camper che si chiama Da Ciccio, che sarebbe Francesco lui. E qui sopra c'è proprio Tropea, vedi? Ora vi faccio vedere un po' in giro che c'è. Bello questo, nella prossima vita, quando c'ho i soldi. Allora, appena usciti dall'area camper, eccolo là, ok? Vedi? Ecco Tropea sopra. Wow, spettacolo. Lassù ci sono andato ieri. Mi è preso un infarto perché un bucio di culo per arrivare. Poi vi faccio vedere magari Tropea by night. Ora vi faccio vedere il castello. Eccoci qua, questo è il viale dal quale praticamente la gente arriva, quello è un senso unico. Questa è, logicamente sopra c'è Tropea e quello è il mitico castello. Wow! E questa è la spiaggia più, una delle più gettonate, diciamo, di Tropea. Eccola qua, perché stai proprio sotto i massi, quindi ti puoi fare anche i tuffi da là, insomma, questo è uno spettacolo, anche se io amo in realtà di là e vi faccio vedere. Oh, eccoci qua dall'altra parte di Tropea, quindi c'hai questo spettacolo. I ragazzi, guarda, hanno già preparato i lettini perché si vede che c'hanno utenza anche di là, ci stanno dei lettini, quindi si vede che oggi c'è parecchia gente e qua mi piace tantissimo a me. Poi c'è tutta quell'insenatura là, poi ve la faccio vedere. Ho postato già una storiella là dentro ieri sera. Bellissimo. E qui soprattutto c'è sempre il sole anche d'inverno, perché adesso il sole arriverà di qua. Ma poi in realtà ci sono una marea di posti qui, anche vicino Tropea. Basta spostarsi poco, la spiaggia cambia completamente, lo scenario cambia completamente. Poi se riesco vi faccio vedere qualcosa, se mi arriva sto motorino e riesco a tornare indietro per le 3, 3 e mezzo, riesco a farvi fare un po' un giro, però non vi prometto niente, ok? Ci vediamo tra poco sul motorino. Speriamo che mi portino un bauletto. Mi hanno detto di sì, vediamo. All right, allora, motorino arrivato, 35 euro al giorno, ci sta, dai. Cerchiamo di caricare tutto, ce la farò? E quando scappa, scappa, eh? Allora, quando sto in libera uso il metodo busta. Poi vi spiego che cos'è il metodo busta, che mi sono rotto il cazzo che il camper puzza di merda. Ma quando sto in area camper mi vado al bagno. Cazzo, che disagio, ho fatto una cagata. Sono stato in bagno tipo un quarto d'ora, porco due. Un dolore alle chiappe allucinante, perché non ho fatto cacca da 3 giorni. Perché quando io vado in vacanza tendo a non fare, non so se vi capita pure a voi, tendo a non fare cacca, quindi aspetto 3 giorni, poi mi gonfio come nuovo e poi devo cagare. A quel punto è un disagio. Direzione Capo Vaticano, time lapse, via! Vedi quello che non faccio io perché sono un deficiente? E invece vengo col motorino, guarda che figata. Pazzesco, poi è tutta natura, capito? Guarda che figata.
è tutta veramente natura pazzesca. Buongiorno! Guarda queste rocce pazzesche, guarda che cavolo di materiale, fantastico, bellissimo, guarda qua, tiè, guarda che roba. E lì c'è il capo, eh? Ora vi spiego che cos'è quella cosa, eh? Pazzesca. E questa è una spiaggia special. Guarda di qua cosa si apre. Wow, wow, wow. Guarda lì le piscine naturali, che meraviglia. Ragazzi, questo è il famoso Capo Vaticano. Ora vi spiego un po' la storia. Praticamente quando bevete l'amaro del capo, il capo è questo. Amaro del capo è Capo Vaticano. Il disegno che sta sull'amaro del capo è il disegno di questo capo che sta in Calabria. Un bagno, ragazzi, wow! Guarda il capo laggiù, lo vedi? Che spettacolo, l'amaro del capo. Mo me lo bevo quasi a pranzo, capito? Alle 11. No. Allora, cosa speciale, c'è una sabbia, la vedi? Cioè, sembrano i Caraibi qua, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Ma poi la cosa figa è che ho preso un lettino, sdraio, ombrellone, prezzo 5 euro. Ecco, no, ad agosto 35, ma vaffanculo, va. Le ferie ad agosto. Meraviglioso, guarda. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda che ti faccio vedere. Lo vedi l'amaro del capo? Lo vedi il capo? Lo vedi? Quello a sinistra è la foto. Quello a destra è quello vero. Che spettacolo. Eccolo qui. Mi diverte sta stronzata. Wow, ragazzi, mi sono fatto un bagno special, ci sono dei pesci, ma poi non hanno paura, non hanno paura, te vengono vicini. Mi dispiace il grand'angolo, ma ti giuro ce li avevo a 10 centimetri. Sono veramente fortunato, ragazzi, sto mangiando questa bruschetta in questo paradiso. Ma veramente sembrano le Maldive, una cosa incredibile. Mi dicono che qui ad agosto è un inferno, ma c'è adesso, ragazzi, è un paradiso tutto per me. Io non so perché le aziende danno a voi poracci le ferie ad agosto, dove c'è stato un carnaio, dove non si riesce a fare un cazzo, dove ti stressa tutto, i bambini, il cazzo, i prezzi sono alle stelle. Ma perché? Ma perché? Ma non è giusto, ma non è giusto. Uno lavora tutto l'anno, c'ha pure diritto di... Certo, adesso sto a inizio novembre, sono particolarmente fortunato quest'anno, ma sta così a novembre, insomma, no? Però, ragazzi, cioè, maggio, giugno, ottobre, fine settembre, ma perché no? Perché no?
non lo capisco. Ma allora ragazzi, io oggi più di così non potevo fare. Non immaginate, come vedete dietro c'è il capo, perché sto, no, a San Vito Capo, come si chiama questo posto? A Capo Vaticano, è bellissimo qui. Avete visto le storie della giornata. Però c'è sta il bar vicino che sta a metà musica. Poi c'è sta gente che fa, come fai il caffè? Ah! Dietro il video mio passano ciccioni, cose. È tipo sabato oggi, capito? C'è un bordello allucinante. Però vabbè, dai, volevo regalarvi una cosa, un ricordino qui con il capo dietro, che è una cosa carina. Spero non si senta decentemente, l'ambiente non è il massimo, nel senso che il capo è stato carinissimo, mi ha detto no, sei bravissimo, vai, fai come ti pare, però insomma c'è sempre, è tipo sabato oggi, c'è sta la mare di gente, non so se si vede dietro, dormono, mangiano, quindi quello posso fare oggi, va bene. Purtroppo il sole è bello e brutto per questa cosa. Ok, ciao ragazzi, buona visione. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quella spiaggia di maggio è nato un fiore, e ci hai visto su dal cielo, e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha trovato su uno scoglio ed eri tu. Yes. Allora mi trovo nel parcheggio, guarda la roba che c'è, sembra giugno, cazzo. Guarda che bel pick up che c'è. Questi sono sicuramente americani. Figata, eh? Guarda le piastre. Guarda che piastre per uscire dai pantani. Bellissimo. Allora, quando farò roba seria sarà così. Allora, dicevo, adesso andiamo al bel vedere di questo capo, che come vedete dovrebbe essere praticamente lassù, oltre quel palo. Lassù dovrebbe essere il Belvedere. Di là, eccolo. Affanculo, non te mo. Ok, vabbè, se siamo capiti. Ok, vai col time lapse, vai! Allora, questo è uno dei due belvederi. Come vedete è un belvedere, no? Voglio dire, più belvedere di così. Pensa che in quella caletta non ci si può andare tranne con la barca, e credo che domani ci andrò. Questo è il primo belvedere, un altro sta dall'altra parte. Ok, questo davvero mi piace molto, anche perché quell'altro, un video non viene bene, voglio fare il secondo video della giornata da questa parte. Lì giù c'è il paese, eccolo là. Signore e signori, questo è il tramonto meraviglioso che sto osservando da Capo Vaticano. Guarda che meraviglia che c'è da questa parte. E lì giù addirittura, ragazzi, c'è Stromboli. Se la vedete sta eruttando addirittura, c'è il vulcano di Stromboli che sta eruttando, e questo è il sole che ci saluta. Da bere
per me, te lo dico sottovoce e con il vento. Amo te come non ho fatto in fondo con nessuna, resta qui un secondo. Ehi, se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno. Un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole. Sei un piccolo fiore per me, tutto amore, ma tu sei la cosa più cara che ho. E se mordo una fragola, io mordo anche te. E adesso diamo il via al timelapse mentre continuo a fare un po' di sottofondo. Godetevi questo timelapse. Via! Saluto da qui, sono a Capo Vaticano e questo è il tramonto special. Vi faccio vedere una cosa, aspetta, dato che siamo, credo, ancora in tempo. Quella lì giù, ragazzi, è Stromboli, fantastico. Il tramonto, eccolo qua. E guarda qui sotto che c'è, guarda che spettacolo. Quello è Capo Vaticano, ragazzi. Questo è un bel vedere meraviglioso da cui sto facendo questo video. Ragazzi, Stromboli sta eruttando, non so se lo vedete. Sulla parte destra sta eruttando. Eccolo lì. Vabbè, incredibile. Mamma mia, ragazzi. Questo è un tramonto veramente speciale. Allora, buongiorno. Oggi non vi ho fatto vedere la mia colazione. Cambiamo entrata. Allora, oggi andiamo alla spiaggia di Zambrone. Allora, a Zambrone c'è Marina di Zambrone, che è il posto dove nel primo, il secondo giorno, mi sa, terzo giorno, avete visto che ho mangiato, ho fatto un pranzo. Però vicino a Marina di Zambrone c'è un percorso un po' particolare che ora vi faccio vedere. Devi attraversare una specie di bosco per arrivare a una spiaggia molto molto interessante. Però ecco, questo percorso è di un quarto d'ora a scendere, ok, dall'alto, insomma, poi è tosta un po' ritornare su, però dovrei farlo in serata, quindi non dovrebbe esserci sole a profusione. E l'unica cosa è che non c'è giù, non c'è acqua e non c'è niente, non c'è da mangiare, quindi ho dovuto portare due o tre cracker. Due pacchetti di cracker me li sono portati e una boccetta d'acqua, cosa che non porto mai perché so che trovo magari un baretto aperto o qualcosa, e invece lì non c'è proprio un cazzo. Ok, è il bello anche questo. Vorrei restarci tutta la giornata, non so se ci riesco, vediamo un pochettino. Comunque, ragazzi, con tutto il bene, mi devo fare una doccia, ho le crosse in testa, ma cioè dice al mare te lavi, sì, però comunque poi il sale così sento le bollette dietro che mi pizzicano, la testa è piena di croste, mi devo fare la doccia, che schifo, cazzo, Jerry, ci dici queste cose, ci parli della cacca, delle cose, perché voi non lo fate? Non puzzate mai? Ecco lo zaino pronto, caschetto, motorino, qui dentro c'è la roba del mare e poi lì c'è la GoPro. Ci siamo? Dai, vai col time lapse. Yeah. Allora, ragazzi, siamo arrivati in questo posto speciale. Ora vi spiego. Come vedete, il mare è bello lontano. Ma perché? Qui c'è una spiaggia che si chiama La Marinella. In realtà questa spiaggia è segnata come la spiaggia del paradiso del sub.
questo è un segreto, come tanti, che i calabresi vogliono un po' tenere per sé. Infatti non è un posto molto commerciale. Come vedete si passa praticamente limitrofia, bisogna andare a fare questo percorso che dura circa un quarto d'ora, che ti porta a una caletta speciale da quella parte. Ci sono dei posti che i calabresi vogliono un po' tenere per sé, un po' tenere nascosti, e un po' la bellezza, forse il segreto proprio del popolo calabrese. Si chiama La Marinella, ma in realtà è segnata come paradiso del sub, cioè in realtà poi non la trovi, perché la cosa strana è che tu arrivi su sta strada, no? Ok, e c'hai sto cancello. Cioè, è possibile che dici spiaggia La Marinella, io devo girare qua in mezzo? Cioè, ti rendi conto? Cioè, follia. Però è follia, ma è la bellezza allo stesso tempo. Voi che fareste? Io vado. Allora, guarda come ti tratto per fare il time lapse, perché mi devo portare tutta sta roba e logicamente non ho la mano libera. Cioè, più di così, ma che devo fare? Vai col time lapse per scendere alla Marinella, paradiso del sub, preferisco. Allora, bene, 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 stiamo facendo questo percorsino. Questo percorso io lo feci 2-3 anni fa. A maggio, ragazzi, la vegetazione era praticamente non si passava. Guarda la monnezza, che schifo qua. Animali di merda. Credo che le autorità qui praticamente comincino a pulire, puliscono sicuramente dalle erbacce, si fanno un bel culo per mettere la discesa qui. Ecco, qui cominciano i gradini. Ci siamo quasi, come si vede. Wow, wow, wow. Guarda che roba. Mamma mia, che spettacolo. Wow, che bello. Bellissimo. Dai, vi faccio finire il time lapse. La spiaggia, paradiso del sub, sta arrivando il sole. Allora, vi racconto, 2-3 anni fa qui c'era più spiaggia, c'era molta meno roccia. Credo siano cadute parecchie rocce da qua sopra, o si sono spostate, o l'ha portata il mare, insomma, non lo so. Quindi devo andare assolutamente lì. Non è stato facile scavalcare tutti questi massi, insomma, se li prendi male, te fai male sul serio. Wow, meraviglioso, un paradiso, si chiama il paradiso del sub, non a caso. Ah, eccolo, 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 è in arrivo. Eccolo. Ragazzi, mi trovavo nella spiaggia dietro questo masso, adesso sono arrivato in questa bomboniera di spiaggia. Guarda che bello, puoi girare lì tranquillamente sott'acqua, non lo faccio, e poi me ne vado addirittura laggiù in quell'altro. Oggi mi giro tutte queste spiagge qua, non c'è niente da fa, i pesci non c'hanno paura, quindi mi sono buttato in quest'altra spiaggetta. Cioè, ci sono una marea di occhiate, c'avevo tipo 30 occhiate vicino, meraviglioso. Non gliene frega proprio un cazzo, ecco perché si chiama il paradiso del sub, è pieno di pesce che ti viene addosso. Non so, i pesci calabresi non gliene frega proprio un cazzo, non ci hanno paura. Guardate un po'. We'll be right back.
fantastico, ragazzi. Allora, vi faccio ascoltare una canzone che amo molto, però in versione un po' più allegra, perché l'unico strumento che riesco a portarmi in motorino è logicamente l'ukulele. C'è la zanzara. Musca. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor addict with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching. Every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching. Every breath you take, every move you make, every bond you break, I'll be watching you. Oh, bello tutto, ma fa le scale a salì, ti fa passare tutta la magia che ti sei conquistato, li mortacci sua. Bello, Zambrone, mortacci tua. Però venite, mica me devo fare solo il culo io, fate voi pure voi. Yeah. Ragazzi, allora sono all'Eurospin. La prima cosa, mi serve la Coca-Cola, ne prendo due. No, poi non so dove metterla. Poi sta per finire il caffè, quindi ci anticipiamo. Io prendo questo, 1,39, che sono un pezzente. Oh, questo non lo dovevo vedere. Non dovrei, ma vaffanculo. Ho finito il latte, io di solito prendo questo. Prendiamone due, vaffanculo. Poi c'ho i pancake che l'ho finiti, però non erano questi. So tipo questi, però non so questi. Vabbè, sto accontentando, eh. Birra per forza, io prendo questa perché è poco alcolica. Ne prendiamo due, ne prendiamo quattro, dai, quattro giorni, io ne bevo una sera. Ok. Ok, prendiamo. Oh signora, che è successo? Mannaggia. Vabbè dai, che butti ormai, che fai? Che fai? E dove lasciamo? Lasciamo qua, dai. Qua sotto. O gliele damo a lui, aspetta. Scusa, sono cascata la signora. Grazie. Prendo due demi baguette. Basta con lo shopping compulsivo, anche perché il camper ti limita molto, perché non potendo ti portare tutto, io sono uno che se voi entrate a casa mia io ho tipo sette, non sette di tutto, ma 3-4 di tutto, sì, insomma. Mi odio che non c'ho la roba. Tipo già sto a pensare se me lo prende questo. No, ce n'ho abbastanza, dai, rotto il cazzo Jerry, per cazzo. Vedi il minestrone, vedi, però vedi, poi è il compulsivo, c'è il cazzo da fare. Più sta roba, soffrocio questa roba in camper. Basta con lo shopping compulsivo, basta, ho finito. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo qui a Zambrone, alla spiaggia dei Sub, un paradiso veramente. Dovete venire perché l'inquadratura non rende, ve lo giuro, quindi dovete venire anche voi a soffrire, perché ci stanno da fare 200 miliardi di gradini, dovete venire anche voi a soffrire, non posso soffrire solo io. Allora, vi faccio ascoltare una canzone che amo molto, però in versione un po' più allegra, perché l'unico strumento che riesco a portarmi in motorino è logicamente l'ukulele. C'è la zanzara. Musca. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor addict with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching. Every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching.
watching. Every breath you take, every move you make, every bound you break, I'll be watching you. A parte il delirio finale era carina, perché io poi c'ho il grande difetto che mi rompo le scatole dopo un po', non mi fa lo stesso ritmo, dico no, cambio. Ok, un saluto da Zambrone, sembra un nome brutto ma il posto è top. Stop. Allora amici, buongiorno, oggi senza ansia, non ho grandi giri da fare, non ho deciso di prendere il motorino, per oggi voglio stare tranquillo, voglio stare qua, farmi un videoclip qua, non mi rompete i coglioni, oggi relax, ogni giorno è una corsa, io non è che faccio la vacanza di una settimana che devo fare, sai quelli, devo fare, slow travel. Oggi giornata slow travel, c'è lui che sinceramente non so che cosa cerca, c'è lui che c'ha una birra in mano ma già se ne è bevuta un'altra, cava, guarda che bella la rocca di Tropea, e qua c'è sta uno che, un paio che pescano, uno che guarda, rompe i coglioni e un altro che pesca. Ho girato praticamente quel capo e mi sono fatto 10 minuti di nuotata fino dall'altra parte, vediamo com'è venuto, andiamo. E dopo questa nuotata oggi pranzetto da povero con la mini padellina con l'ovetto e un po' di pane e dai che andiamo in barca. Allora ragazzi, sto andando a prendere la barca, sono come al solito pieno come un uovo perché ho portato anche il materiale per registrare un video, sarebbe bello registrare un video dalla barca, non l'ho mai fatto, mi piacerebbe anche perché ho preso l'orario dalle 2 alle 5, alle 5 dovrebbe esserci 4 e mezzo, 4 e 40, proprio il tramonto, quindi dovrei beccare il tramonto dalla barca, dovrebbe essere pazzesco. Dovrei essere addirittura da solo in barca, quindi special veramente. Quindi andiamo a prendere la barca, ci vogliono 10 minuti di camminata per arrivare al porticciolo. Niente, non potrò registrare il video perché ci sono altre 5 persone con me. Mi avevano detto che stavo da solo, ma mi sembrava un po' strano infatti il prezzo per stare da solo. Beh. Siamo qui con capitano? Jerry. Oh, Jerry e Jerry, stiamo a posto. Però a me mi chiamano Matteo Jerry, dico Jerry. No, Jericho 1, invece tu sei Jericho 2. Allora, capitano. Thank you.
non vedi che robetta, oh! Ed ecco il mio amato Capo Vaticano dall'altra parte. Che spettacolo! L'ho visto anche da davanti, mica solo da lì, da Grotticelle, no? Dove stavo l'altro giorno. Da davanti è meno, c'ha meno punta, sembrava più punzoso. Invece no. Guarda che bello, ci stiamo girando intorno al mio amato Capo Vaticano. Scogli di Formicoli, mi dicevi Jerry, vecchio porto, quindi porto romano, porto di Forum Mercolis, porto di Forum Mercolis, ma è bassissimo, porca troia, porca, è bassissimo, mazza che bello, questa parte è stupenda, oh. Ragazzi, questa è la spiaggia di Michelino, guarda che meraviglia. Praticamente sembra una giungla. Guarda sta roccia. Cioè, sembra i Caraibi, guarda. Guarda, 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 guarda. 200 gradi. Grande fratea per il divino Jerry, alla grande vai, guarda come gli vai, oh. Ma te lo danno un extra per fare questa cosa, voglio dire, qui c'è, che cazzo, qui è, oh, roba seria, eh. Ha tirato fuori l'artiglieria pesante qui, eh. Anduia, c'è la signora Anduia. Anduia! Oh! Parking Tropea. Tropea. Ok? Chiamatelo. C'è il numero di telefono lì che è. Esatto, e soprattutto, diciamolo, tu dai anche altri servizi, mi hai fatto portare in barca, mi hai dato il motorino, insomma, motorino, non è che venite macchine. Esatto, non è che venite qua e parcheggiate, parcheggiate qua e poi lui vi organizziamo tutto. Perfetto. Grazie fra, alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao fra. Buongiorno, buongiorno. Mentre vai il time lapse, io vi racconto che stiamo andando perché voi siete il mio equipaggio, quindi stiamo andando a Villa San Giovanni vicino a Reggio Calabria, andiamo a prendere il traghetto, non ho il biglietto, arriverò lì e vediamo un po' quello che succede. Allora ragazzi, come avete visto dal timelapse, insomma, uscire da Tropea è un inferno per chi non la conosce. Per me è ridicolo che un posto così famoso, un posto così rinomato per 270 cose che ci sono intorno, sia praticamente, posso dirlo, è la mia, logicamente i calabresi non lo capiranno perché abitano qua e logicamente o chi lo conosce, tipo il mio amico Andrea, dirà vabbè, ma là devi prendere. Non è molto, non si intuisce, anche perché poi col camper da una parte avete visto sul timelapse sono dovuto tornare indietro perché praticamente era 1,90 m di altezza e io non ci passo, quindi sono dovuto riandare verso Capo Vaticano per fare tutto il giro. Sto facendo praticamente il giro largo per poter ritornare nella parte che mi porta poi verso Reggio Calabria. Insomma, Tropea è collegata di merda, ma veramente di merda, è imbarazzante come Tropea è collegata, ma anche dentro Tropea ci sono strade dove non ci puoi andare, non sai dove devi andare, non ci si capisce un cazzo, è un paese veramente a cazzo di costruito, a cazzo di cane, la sua bellezza sarà anche quella, come vi pare, però comunque devo dire che non è il massimo arrivare a Tropea, né con la macchina, secondo me peggio di andare di notte,
ecco il camper. Però ragazzi, pazzesco, questa è la costa della Calabria, perché Capo Vaticano sta laggiù dall'altra parte, l'ho superato, e quella davanti è la Sicilia che ci aspetta. Andiamo camperuzzo, andiamo, la strada è lunga. Tiè, guarda qua, mo come cazzo ci passiamo? La strada per Rosarno, ecco questo, grazie che si è allargato, perché prima col cazzo che ci passavamo. Ho letto il cartello Scilla e non ce l'ho fatta a non fermarmi. Poi la cosa più importante per noi camperisti è uscire, avere il mare, avere una panchina dove non fare un cazzo e guardare il tramonto. Cosa più importante ancora, avere i secchi della Mondezza dove buttare tutto. A questo punto tu puoi stare qui una settimana senza che nessuno ti rompe i coglioni. C'era sotto una piccola, dove proprio dove sta quel signore, c'era una piccola medusa, ve la faccio vedere, vai! E devo dire che i sassolini in questo caso è una figata, perché praticamente te levi la muta e non si sporca, praticamente si asciuga, sai, con la sabbia è un po' un casino, quindi alla grande. Ragazzi, qui è estate, che vedevo di? Ho 24 gradi, il mare è fresco, ma col mutino è una bomba. Ragazzuoli, dato che il sole qui davanti al camper, dove io sto col camper, se n'è andato, allora prendiamo il monopattino e ce ne andiamo in giro laggiù dove c'è Chiana Lea. Andiamo a vedere che meraviglia ci aspetta. Adesso non posso andare col monopattino. Questo è tutto il borgo di Chiana Lea, siamo all'inizio. Questi sono gli scorci. Questo è importante perché significa che la mareggiata arriva addirittura qua. Il mare sta qua dietro. Wow. Siamo arrivati a uno degli angoli più particolari, quello è lo scoglio di Ulisse. Allora, Houston, abbiamo un problema, si è definitivamente rotto il carterino qui dietro. Ora io, per tornare a casa, io lo devo girare un po', poi in camper cercherò di sistemarlo, vediamo se riesco ad arrivare intanto così. Si sono arrivati in camper, come vedete ho cercato di aggiustarlo, ho messo un po' di attack. Si
sinceramente mi sembra che regge, vedi? Va bene, vediamo un po', vai su strada. Allora, la bimba su questo tipo di pavimento non ha problemi, logicamente se andassi qua sbatte di più, senti, sbatte di più, però per ora sembra che ho fatto un buon lavoro. Hai visto che puoi fare anche le piccole riparazioni in camper? Tu che non ci credi, fai, se mi si rompe qualcosa ti metti qua con uno zingaro per strada a riparare, come ho fatto io, è andata bene. Posso raccontare una cosa? Stando col camper qua si fermano una marea di persone a parlare qua davanti e mi rendo conto, sempre più conto, che le persone non parlano. Una volta si parlava di utopie, di idee, ho letto quel libro, ho sentito, e invece no, e invece si raccontano le loro cose brutte, cioè dovevo prendere 500 euro, non l'ho presi, hai visto, è aumentato il gas, mio figlio sta qua, c'ha avuto sto problema, non l'ha preso, cioè il parlare è diventato il raccontarsi, poi quando finiscono le loro cose tristi, ciao ciao ciao. Ma non era questo il parlare, il dialogare, il dialogo non è questo, non è raccontare. L'amicizia non è sentire i cazzi tuoi che stai male, ma chi te se incula, ma è qualcosa di più alto. Stiamo ancora, a me mi è successo questo, a te ti è successo questo, ma i bambini lo possono fare. Famo schifo al cazzo, scusate, fate schifo al cazzo, mi sono rotti i coglioni. Wow, guarda che colore, e guarda Scilla la sera che cos'è. Wow, ma quasi quasi mi metto a dormire qua. Vabbè, dai, il camper sta là, c'è sta. Dalla finestra vedo ugualmente questa bellezza. Buongiorno, buongiorno. Stanotte sono stato un po' maluccio, un po' vomitatello. Sarà quella cazzo di cosa di tropea di merda. Sto caricando l'acqua, come vedete, qui al campeggio. E adesso andiamo verso Taormina, perché ci sono, non mi sento benissimo, ci sono due giorni un po' brutti di tempo. Ho visto che però a Taormina si sta molto bene, nel senso che piovicica forse un po' domani, ma poi si ferma, insomma, lì è ancora vivibile la cosa, quindi ci spostiamo a Taormina. Vai col timelapse, vai. Allora, mentre carica l'acqua, aspetta, ti faccio vedere, guarda che bei lavandini per lavare le stoviglie. Guarda il bagno, tutto maiolicato. Mentre caghi, tutto maiolicato. Ma è bellissimo, questo campeggio è super top. Ecco, è uscita l'acqua, vaffanculo. Guarda, guarda di qua, guarda che belle, guarda che belle. Pulitissime, col muretto che non è rotto, il muretto perfetto, lo scarico, l'acqua, quattro rubinetti ci sono. Devi vedere, vedi? Quattro rubinetti, quindi due di qua e due di là. Fantastico. Veramente pazzesca, pazzesca quest'area. Andando avanti, vabbè, questo mezzo è veramente molesto, cioè ti faccio vedere. Great! Woo! Where are you from? French! Franklin! Ciao, Franklin! Allora, vi spiego qualcosa di questo campeggio. La cosa bella è che innanzitutto adesso ci sono una marea di stranieri. Gli stranieri scaricano, caricano con una agilità, pulizia incredibile rispetto a noi, che quando scarichiamo tutta l'acqua di fuori, ste cose, oppure quando cuciniamo, loro cucinano le loro cose belle pesanti. Cioè, ma i loro odori non è che se ne fregano, sai, l'italiano si mette fuori, no? Nel campeggio, cucina a braciolata, quello vicino gli arriva tutto la puzza. Loro riescono, perché sono assolutamente molto educati, non animali come gli italiani, perché gli italiani sono animali. E poi è brutto, perché dovunque vai, comunque, quando parli poi con questi gestori, fondamentalmente, proprio di campeggio, di aree sosta, ti dicono, guarda, per noi i mesi più brutti sono luglio-agosto, perché arrivano gli italiani, perché gli stranieri non rompono il cazzo, pagano, non sporcano. Noi invece siamo quel paese che tira i soldi, ah ma mi costa così, e poi rompiamo pure il cazzo, capito? Pretenziosi italiani de merda, morti de fame. Non c'è un cazzo da fare, ragazzi, siamo un popolo di merda. Ci abbiamo delle cose bellissime, quello che ti pare, ma veramente ci abbiamo una cultura. Guarda, non mi ricordo chi è che diceva che la massima espressione di un popolo sono i governanti. Se i governanti sono de merda, ma non quelli da adesso, quelli da adesso, de prima, ok? Significa che il popolo è de merda.
e con questo passo e chiudo. Time lapse, ora. Allora, vedi il bello del camper qual è? Che io stavo andando verso Taormina, a un certo punto ho letto Capo Milazzo, ho visto un po' su internet al volo e ho visto che c'era questa strada panoramica e devo dire che è veramente valida, che ti porta a questo Capo Milazzo e addirittura delle piscine che si chiamano piscine di Venere. Allora ragazzi, siamo qui a Capo Milazzo, guarda che spettacolo, ma andiamo laggiù alle piscine di Venere. Bellissimo qui, però devo prendere la GoPro. Come al solito sono carico sia delle mie cose che ho paura che me le rubano, sia della borsa per farci il bagno. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma stai a guardare che spettacolo. Guarda che roba. Mo devo scendere qua sotto. E da qui ragazzi, praticamente tutta questa parte è tutta la Sicilia, ok? Col golfo di Milazzo e tutta la Sicilia che si apre di là. Da quella parte c'è anche l'Etna, ma non lo riesco a vedere. Di qua, oltre queste rocce, aspetta che vado un po' più avanti di qua. Allora ragazzi, quella è Vulcano. Questa qui è Lipari. Poi questa è Panarea, la vedi piccolina? E ancora più in ombra, non so se la vedete, ma più grande, c'è Vulcano. Spettacolo. Siamo arrivati, guarda le piscine là sotto, sicuramente, guarda, devo fare un bagno assolutamente, anche se il tempo non è bellissimo. Guarda che bello sto capo, giustamente, non sporcate questo nostro paradiso, luogo la piscina di Venere e la testa di pietra. Benvenuti alle piscine di Venere, si vede che è una piscina, guarda che roba, perché lì entra un po' di acqua e guarda intorno che cosa c'è, guarda che spettacolo intorno, non c'è nessuno, guarda questa roccia che cattiveria, wow, guarda che bello. Piscine di Venere, sono a Milazzo, praticamente dopo Milazzo c'è questo capo, che si chiama appunto Capo Milazzo, dove c'è questa piscina, ed è proprio una piscina. Io sono al centro adesso, sono al centro, sono dentro l'acqua. Eccomi qua, ecco il piedinos. Wow, bellissimo, guarda che bello anche qua. Mamma mia, cattivissimo, sono fatto un bagno. È calda l'acqua, che ci crediate o no. Ragazzi, non c'è nessuno, Capo Milazzo, meraviglioso. Allora amici, cose che succedono, per andare in esplorazione ho frascicato maglietta e mutande, perché sono andato lì, sono scivolato come un deficiente su queste rocce che c'è un po' di muschietto, mi sono allungato da solo su sto laghetto di Venere e quindi per fortuna però, perché qualcuno lo sa che andando all'avventura può succedere queste cose, sto senza mutande, però c'avevo la felpa e mi sono portato tutto quanto per ricambio, perché non si sa mai. All'avventura, ma con la testa sempre, vai. E quindi salutiamo questo posto, wow, Capo Milazzo, bellissimo, wow. Allora boss, allora, sono tre classici arancini, questo qua è il classico ragù, questo è al burro e questo qua è agli spinaci. Provali, che hanno ripieno buonissimo. Grazie. Ah, vai. Pepe nero. Pepe nero pochissimo, poco, un po' abbondante. Mettigli un po' di limone dentro, con le tue mani. Ok. E il limone lo devi mettere.
Ok. Perfetto. E adesso te lo mangi. Te lo mangi. Pane e panelle. Che spettacolo. Lo spiace. Lo spiace. Oggi spesa perché stiamo ancora un bel po' qui in Sicilia e sono finito un po' di schifezze. Allora ragazzi, sono arrivato qui a Taormina, camperuzzo messo in area sosta perché domani danno allerta meteo, quindi voglio stare tranquillo, non voglio cazzi. Non mi sento bene, c'ho un mal di gola fortissimo, non so se è Covid, ma riesco a parlare con difficoltà. Mi rompe il cazzo, stanotte ho dormito malissimo, prevedo un'altra notte brutta perché ho questa specie di catarro che mi blocca proprio le vie respiratorie. Non è il massimo stare a 900 km da casa, insomma. Speriamo bene. Ciao, a domani. Buongiorno amici, buongiorno, sto andando a Taormina con lo spostapoveri, vado con lo spostapoveri, con la corriera, guarda che tristezza, perché in realtà affitta un motorino, regà, sono 30-40 euro, poi devi arrivare a Taormina, devi pagare il parcheggio per il motorino, cioè te ne va a mezza piotta per arrivare su, anche no, quindi preferisco mille volte lo spostapoveri, che con un euro e mezzo mi porta su a Taormina, posso girare tranquillamente, lo riprendo stasera, mi sono portato come al solito il giubbotto e tutto. Quindi viva lo spostapoveri, tristezza, Matteo Gera è finito malissimo. Caffettino qui in questo bar, un saluto agli amici. Come si chiama questo bar? Sicani Express, chiosco Sicani Express. Sicani Express, che vuol dire Sicani? Sicani a cultura greca in Sicilia, perché Gianni Naxos è la prima colonia greca in Sicilia. Ah no, la devi dire questa cosa, spiega un po'. Allora, Sicani vuol dire prima colonia greca, cultura greca in Sicilia, perché Giardini Naxos è la prima colonia greca in Sicilia. Ah, wow, vedi? Non è un nome tipo stupido, no, Barda Mario, Barda... È studiato, studiato, roba studiata. Beh, bellissimo. E niente, come sempre cambio idea, non prendo più il bus, quello là, lo sposta poveri, prendo lo sposta Medi, che è open roof, e mi fa delle fermate. Guarda che figo, 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 mi piace. Perché che cosa fa questo qua? 11.15 partenza, 11.25 arrivo alle Colle di Alcantara. 11.45 arrivo alle Colle. Spettacolo. Alle 2.10 arrivo a Castelmola, ok? Poi riscendo a Taormina e più o meno arriverò a Taormina, quindi più o meno alle... Siamo qui intorno alle 4.05. Mamma mia, mi ero scordato il biglietto al bar. Sono salito, non c'avevo il biglietto. Ho fatto una corsa, voglio morire, infarto, infarto, infarto. Andiamo alle Colle di Alcantara, è bello perché è tutto aperto, bellissimo. Bisogna prendere un ascensore. La cosa brutta è che noi nel Lazio ce li abbiamo dei posti così, ma non sono tenuti così bene come in Sicilia. È follia questa cosa. Questi ci fanno i soldi e noi nel Lazio lasciamo delle cose a merda. Che schifo Roma. Ho fatto una cazzata perché come mi diceva il mio amico Lorenzo, nato straniero, mi ha detto vieni qui alle Colle dell'Alcantara che sono una cosa meravigliosa. Però dovevo venire col camper. Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta, ti preferisco sai. E con quel vestito mi fa impazzire. Non venirmi vicino, se no mi giro di scatto, quasi fossi un bambino, con la paura che tu possa leggermi in faccia, innamorato di te. E poi sei bella, Dio se sei bella, sei tanto bella, che neanche tu lo sai. Una
donna senza inibizioni, senza fili di padroni, gli occhi un poco lucidi, sei bella. Persa dietro quegli occhiali, grandi e grossi come due fanali, gli occhi sempre lucidi, sei bella. Oh, stanno a litigare perché quello dell'autobus, la signora con la macchina laggiù dice che l'ha stretto troppo. Io ero fermo e lei è tornata indietro e l'ha presa in un certo modo. Una mezza zingara. No, rispetto mio, spiego toccato, no. Guarda, signora. No, vedere vedere. No, non mettere cavolate. Quello là, io l'ho fatto. Allora, no. E lo rego. Ma rispetto, mi avevo un po' sapigliato. Noi qua mi dice lei, non mi dire cazzate. Signora, qua l'ha fatto. No, a mia macchina non c'è toccata. Cosa? Ma ora non posso tornare. Ma lei non vedere cavolate, che è così. Ah, per favore, eh. Eccolo qua, il bar Turrisi. Wow, quanti piani. Vabbè ragazzi, questo posto è uno spettacolo. Guarda il bagno. Guarda il bagno. Guarda questo. No! Fantastico! Quando si dice Jerry, sei una testa di cazzo. Porta fortuna a toccare i piselli. Oh, tocco così. Sì, la tradizione. Ho toccato. Terzo, questa dovrebbe essere solo una terrazza. Wow, no, che spettacolo. Ma che stai scherzando? Un locale dove ci sono tutti i piselli, quindi è proprio il caso di dire un locale del cazzo. Mi hanno detto che qui al bar Turrisi c'è uno speciale vino di mandorla invecchiato. Mi dicevi, frate, che mi hai portato vino alla mandorla. È un vino alla mandorla. Mi stavi a dire però una cosa in più. Sì, è una ricetta fatta dal nonno. Ah, dal nonno dell'attuale proprietario, da quando ha aperto nel 1947. Lo troverai un po' in giro, ma ognuno ha la sua ricetta. Wow, speciale. Dai. Da qui andiamo di qua, che c'è? Guarda che bella carina questa piazzetta. Etna è in vista, ci siamo quasi. Si sta aprendo, eh. Oh, ti giuro che io porto fortuna, eh. Al ritorno un altro incidente con un'altra macchina abbiamo fatto. Porca troia, ti giuro che io porto fortuna. Una macchina è venuta addosso, ecco qua. A sto conducente qua. Allora ragazzi, la mia idea con l'Etna alle spalle, la mia idea era quella di andare a Taormina, ma fa troppo freddo e ho troppi appuntamenti in camper. Quindi ci vediamo domani, da questa giornata di merda è tutto, buonanotte! Buongiorno ragazzi, zaino tecnico per la registrazione, con l'oculare dentro, zaino per tutto il vestiario invernale, ora ci devo mettere anche quelle cose. All right, si va? Questa è tutta lava, guarda che colata. Vedete, c'è una cabinovia, quindi andiamo a prendere la cabinovia. Il posto per i camper è lì giù. Guarda che figata, stanno tutti qua. Voglio l'Unimog, così vado dove cazzo mi pare. Guarda che ruote.
Allora stiamo per partire, per andare sull'Etna. Andiamo su, andiamo su! Wow, 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 è pazzesco, è pazzesco! Da quello che ho capito, ragazzi, ve lo dico io perché c'era troppo vento. Come vedete adesso l'immagine va sulla destra, dove c'è questa valle grandissima che è stata usata soprattutto nelle ultime tre colate che ci sono state proprio quest'anno. Tutte le colate sono riuscite a non arrivare al paese perché sono andate a finire là dentro, come sta facendo vedere la guida. Quindi praticamente ci sono state, ecco, lui sta spiegando, tre colate, di cui una è andata dall'altra parte del versante, la seconda è andata sulla destra, l'altra, come vedete, l'Etna è diviso sopra, c'è una specie di fessura, è scesa proprio qui davanti la colata ed è andata a finire in questa valle, ecco, la sto inquadrando vicino, ed è andata a finire in questa valle qui sotto, perché sennò arrivava diretta a Zafferana Etnea come tantissimi anni fa, come nel 1992, e invece si è fermata proprio lì sotto nella valle. E soprattutto, continuando il discorso, adesso l'immagine andrà più vicino all'Etna, vi farà vedere, ecco, proprio questa fessura che vedete non sono due montagne, è sempre l'Etna che si è spaccato praticamente in mezzo per la colata. Per me è stato abbastanza difficile da capire inizialmente, spero che per voi sia più facile perché io sono un po' più stupido, però comunque l'Etna, quando ha eruttato proprio questa estate, poco fa, una di queste colate è proprio scesa qua davanti, e per fortuna c'è questa valle che, da quello che ho capito, è 7 chilometri, e poi ritorna un po' su, no? Come una valle che scende e poi sale, quindi gli ha fatto da bacino, quindi tutta quanta la lava si è fermata come a formare un laghetto, te la dico malissimo, però cerca di capirmi, ok? Allora, spero che vi piaccia questa cosa che vi parlo. Come vedete, mi sono inquadrato i piedi perché questo terriccio che vedete sotto, che è praticamente lava, logicamente, ormai sfibrata, diciamo che sembra sabbia, però è unita alla neve, quindi è veramente strano camminarci, perché senti il morbido della neve e poi questo terriccio che comunque è morbido, quindi è casino, veramente una sensazione da provare. Eccomi, il cratere Scrivà, maestro, è formato nel 2001. È stata una grossa eruzione che ha portato giù la funivia. Oh cazzo! Ma la funivia, quella che adesso stiamo prendendo, se l'è portata giù nel 2001, cioè adesso, 20 anni fa. Porca troia! È eruttato, si è portato via giù tutto, la lava ha sfornato tutto. I giorni di attività. Ah, non c'era prima. Non c'era niente prima, guarda, mi hanno chiamato piano del lago, quando la neve si sceglieva, si formava un piccolo lago. Ah, era un piano addirittura, poi, ha preso... Poi si è aperto questo bocca di neve, una settimana di giorni di attività si è formato... Porca Eva! Grazie, maestro. Ah, maestro, è una giornata decente questa tra quelle che hai visto per visitare? Bellissima, bellissima, certo. Siamo stati fortunati. Fortunatissimi. Adesso andiamo a vedere quest'altra parte che si chiama Etna 2001. Wow, questo è un cratere che si è formato nel 2001. Prima c'era un lago. Wow, dovremmo andare lassù.